una partita molto complicata, chiaramente, per una serie di motivi che sono in parte indipendenti da noi. Cioè, Tortona è una squadra che nel 2017 ha vinto 11 partite sulle 12 disputate, ha perso solo a Biella nell'ultimo minuto, diciamo così, con qualche anche polemica. Per cui una squadra sicuramente scomoda in questo momento, in grande forma, in grande soprattutto fiducia nei propri mezzi, non a caso occupa la seconda posizione, ha fatto un grandissimo campionato. Cavina, un allenatore preparatissimo, molto esperto e da tempo a Tortona, quindi l'anno scorso avevano fatto un grande risultato, quest'anno sono riusciti a doppiare, addirittura probabilmente a migliorare il risultato dello scorso anno, quindi un gran lavoro e grandi complimenti a loro. D'altro canto, noi, parlando delle difficoltà, questa è una, l'altra chiaramente dipende direttamente da noi. Abbiamo deciso ieri di ritardare la partenza al sabato mattina perché Myers dopo la partita di Trapani ha risentito del problema che si trascinava un po' da tempo e che l'aveva fatto stringere i denti proprio nell'ultima partita, e quindi abbiamo provato a allungare un giorno di permanenza a Siena per prolungare tutte le terapie possibili e magari cercare di vedere se riuscivamo a portarcelo quantomeno per darci un aiuto, visto anche che Tortona sotto canestro Luca Garri, un giocatore molto importante nella loro economia di gioco, e presentarsi senza Myers, quindi con rotazioni già ridotte e ulteriormente ridotte anche nel settore lunghi, oltre che nel settore esterni, chiaramente ci poneva di fronte a un problema ancora più grosso di quello che non è già. Noi, d'altro canto, con la partita di Trapani ci siamo tolti un grande peso, soprattutto da un punto di vista morale, e quindi spero, credo e spero che riusciamo ad andare là con una partita quantomeno di convinzione in partenza su quelle che sono, su quelli che sono i nostri mezzi. Tra noi e la vittoria c'è una squadra, come dicevo prima, che sta facendo un campionato super. Per cui sicuramente non uno dei più facili di test, però è chiaro che andiamo là, ci proviamo, anche perché vogliamo toglierci le ultime soddisfazioni e fare i conti alla fine e vedere cosa viene fuori.